ragazzi, dai, esaurita pazza. Allora, sono sul pullman, ho preso il pullman per andare a Udine, poi prenderò il treno per andare a casa, cambi vari, così non ne faccio video di YouTube, anche perché mi sa che oggi ne sono stanchissima, non ho voglia, ho fatto questi 3 giorni, sono stata stanca, a parte tutto il treno che ho fatto viaggiando per venire qua da Follettina, mi sono stancata, a parte è stato bella, stancata ma bella, dai. E niente, siamo andate anche nelle giostre, fiere, camminate, ci siamo stancate un po', però ne basta la pena stare da lei. Allora, vi dico solo che abbiamo fatto quello che dovevamo fare, il nostro audio così, e quando uscirà, non ve lo so dire, quando uscirà questa 007. Il titolo lo sapevate già perché l'avevo pubblicato su TikTok, avevamo già spoilerato un po', ma non spoiler già più di tanto perché non vi dico quando uscirà, perché anche non lo so neanche io in questo momento. Comunque, se volete sapere dove uscirà questa canzone, dovete andare sul canale di Lupin Egli. Andate sul canale di Lupin Egli e quando uscirà lui lo pubblica, lo posta, e guardate il risultato di me. Allora, no, non vi dico tutto, me è Follettina, questo lo sapete, e poi tutto il resto non vi dico chi c'è stato presente, poi ci saranno scritti anche i nomi delle persone che hanno partecipato. È stato simpatico, vi dico questo, già sono spoilerato un po', poi vedete voi se vi piace, poi fatemelo sapere nei commenti se vi è piaciuto o che cosa. Non voglio spoilerare perché è una cosa segreta adesso. Comunque se volete vederlo, come vi ho detto, si chiama Lupin Egli. Perché sono nell'ultimo posto del pullman, mi sono messa nell'ultimo posto anche perché io e mio figlio abbiamo, ecco, le valigie, però non farò vedere, valigiotte, questi, che non sono valigiotte ma sono zaini. Ci ho messo un po' di roba dentro. mio figlio è di là lontano e io da questa parte, siamo un po' distanti, però abbiamo lasciato, cioè, tutto lo spazio per le borse qua. Mio figlio sta sempre a giocare, alla compagnia. Hai finito di giocare, Pier? Saluta. Quello che non si fa mai inquadrare. Cos'è una scuola questa? No. Non so. E non so, ecco, se ci manca poco per arrivare a Udine o boh. Che ora sono ancora. Che ora arriveremo? Non sappiamo neanche a che ora arriviamo, comunque dobbiamo arrivare a Udine, prendere il treno. Quanti cambi abbiamo un po'? Avremo 4 fermate per andare a Verona prima. Prima a Verona, poi cambio a Venezia. Non lo so. E sì. Comunque arriveremo verso le 9:30 a casa. Magari verso quell'ora lì qualche video lo faccio, così vi faccio sapere che sono arrivati, dai, così almeno spreco un po' di tempo anche lì e lì. Comunque 9:30 saremo già a noi, poi alla mia città, non dico nome. Alle 9:30, non 9 del mattino, 9:30. Sempre se ci arriviamo, se non prendiamo un treno, se no.
Se fossimo arrivati, eh? No. Non lo so ancora in stazione. No, ok. Credo. Non so. Beh, dai, ci vediamo più tardi questa sera. Ciao. Ciao ragazzi, dai, l'oretta pazza. Avevo detto che lo facevo stasera, non c'ho voglia di farlo, mi sa che stasera quando arrivo non avrò voglia di fare questo video. Comunque stiamo salutando Udine, ciao Udine! Udine! Siamo partiti, chi doveva partire alle 11.09, è partito alle 11.15. Adesso che ora arriveremo non sappiamo, fino a Venezia non so cosa, Venezia Mestre dice. Abbiamo il cambio lì per arrivare a Milano, penso che sia a Milano, no? Venezia Porta Nuova. Eh? Porta Nuova. A Venezia Porta Nuova, poi a Milano, giusto? Dopo a Milano, dopo a Tortona, da Tortona, ah no, mi dico, adesso è tutto Vincenzo. Andiamo un po' mal di testa. Stai zitto che mi hai fatto venire un mal di testa. Stai zitto. Ma no, tanto l'acqua ce l'ho, proprio l'occhio che ce l'ho, intanto che te lo prendo. E niente, non ho voglia di fare il video dopo e sto pubblicando un po' adesso così. Comunque, guardate che bello anche di là. Comunque sono sopra del treno, non so se si vede qui. Aspettate, vediamo se si vede la discesa. Si è andato su perché c'era più spazio, perché giù avevamo trovato tutti i sedili, però guardate qua che cosa abbiamo. Pier, anche lui, sta giocando come sempre con il suo cellulare. Abbiamo così di cose, la borsa, il borsone, poi io ragazzi ci metto poca roba, sia nella mia borsa, sia nel mio figlio fa, ma mamma, devi portare tutta la casa, non trovo, ragazzi, io mi devo cambiare, mi faccio i lavici tutti i giorni, devo cambiare, io sono fatta così, perciò devo portare la roba al mio cane. Oh, comunque stamattina mi sono fatti i capelli, ma guardate come mi sono rimasti, mamma mia, no, mi sono truccata, abbiamo fatto colazione, io ho preso il cappuccio, poi c'era il buffet, ho preso un po' lì, poi c'era il toast, potevo farvi il video come su quello, non l'ho visto, non mi sono ricordata, cavolo, di in albergo, comunque è stato carino l'albergo, diciamo pulito, mi sono trovata bene le ragazze che c'erano lì in albergo Roma di Tolmezzo, sono state veramente gentili, brave, simpatiche, giusto, diciamo, dai, poi mi sono trovata bene, non posso lamentarmi, non mi posso lamentare, l'unica cosa che mi lamento, io sono una tirchia, sappiate, sono già tutta pazza, 1,20 tutte le parti il caffè. Io ogni tanto a 9 un caffè lo prendo 1 euro, capita qualche parte 1,10, 1,20 in piedi al banco lo prendo 1 euro, lì anche in piedi al banco 1,20, vabbè, dato lo danno, ognuno ha il suo prezzo, lasciamo così com'è. E mica sono tirchione io, sappiate che sono tirchia, a parte tirchia sono anche povera. E boh, niente, comunque stavo dicendo, mi sono trovata molto bene, puliti, gentili, personale gentile, no, veramente bello come personale di in albergo, promesso, no. Con quello che ho pagato c'è stato proprio buono, ottimo. Comunque se loro non lo sanno, se sanno che sono qui su YouTube, le saluto, ciao a tutte e grazie, siete stati molto gentili. Lo so,
no? Pier, salutami pure tu. Ciao. Ciao. No, vabbè. Adesso questo video qui lo pubblico subito perché non ci voglio di starmi dietro a farlo questa sera. No. Poi è il tempo di arrivare questa sera a casa, fare i video dei treni, no, non mi vanno. E che arrivo, non so che ora arrivo, verso le 8, le 9, boh, cosa arrivo, arrivo e non mi metterò subito, subito, perché poi sono sempre da caricare questi video, perché ci vediamo. Chiamo Basiliano, lo conoscete? Dopo Udine, Basiliano. Sì, Basiliano. Stavo ricontrollando se avevo letto bene, perché io leggo una cosa per un'altra alle volte. Molto spesso. E buon tutto qui. E basta. Dai. Vi saluto se vi è piaciuto sto video qua noioso. Mettete il like. Se è noioso vedete tutti i like, ragazzi. Se vi piace mettete il like lo stesso. Iscrivetevi. No. Ciao, dai, esorita pazza. Ciao, ciao, ciao. Baci. E dove guardate? Di qua, di là, di là. Ciao.